Buongiorno a tutti e benvenuti alla settima puntata di Max Picks. Quest'oggi i picks ce li ho e quindi posso anche farveli vedere come al solito. Oggi parliamo di un artista a cui sono particolarmente affezionato e che mi ha dato veramente l'ispirazione quando ero ragazzino tanti anni fa di incominciare a suonare la chitarra in questo stile. Lui si chiamava Reverend Gary Davis e per l'occasione abbiamo la sua biografia che si chiama Say No to the Devil, nuova di pacca o quasi. Che era un chitarrista del South Carolina, nato nel 1896. Purtroppo in tenera età diventò cieco e fu costretto a poi successivamente a emigrare a New York e diventare di lì a pochi anni un guitar evangelist. Coloro che si esibivano nelle strade cercando di predicare la religione battista, di cui lui divenne un ministro, un prete, in poche parole. Anche se un prete un po' particolare. Gary Davis passò gran parte della sua vita a New York e negli anni 60 fu riscoperto dopo le prime registrazioni del 1935 e venne introdotto nel circuito live dell'allora folk revival negli Stati Uniti e suonò in tutti i college, in tutti i festival blues possibili, fino alla morte avvenuta nel 1972 in seguito a una lunga malattia. Reverend Gary Davis aveva uno stile particolare sia di canto che di chitarra. Innanzitutto usava, come moltissimi chitarristi dell'epoca, solo ed esclusivamente due dita della mano destra e con queste due dita faceva delle cose spaziali di cui mi sono innamorato, sì, in tenera età dopo aver acquistato casualmente il primo disco che era When I'll Die I'll Live Again, che era un po' una raccolta in un doppio vinile raccolta dei due precedenti dischi per la Prestige Blues Classic, che erano Harlem Street Singer, appunto, e Have a Little Faith. Oggi vi faccio ascoltare la mia versione di Say No to the Devil, che dà il titolo al libro che precedentemente abbiamo visto. Vi rimando ad ascoltare su Spotify, su YouTube, o meglio ancora se comprate ancora i dischi e i CD, qualsiasi disco di Reverend Gary Davis, che tra l'altro non cantando più i blues per i motivi sopradetti, quindi perché era un prete, faceva comunque un sacco di suonava un sacco di blues. Il blues era presente tantissimo nella sua musica, soprattutto il ragtime blues del classico del Piedmont style, di cui lui era un supremo rappresentante, oserei dire. Quindi con elementi di chitarra ragtime strumentale eccellenti ancora ai giorni nostri, magari ci sono milioni di chitarristi tecnicamente magari più bravi e più appunto tecnici, ma il feeling e il modo di suonare di Reverend Gary Davis, a mio parere, è rimasto insuperabile, è insuperato. Alla prossima con Max Pix. Treat nobody right. Say no to the devil.
He will make you leave your husband. Say no. He will make you leave your husband. Say no. Devil is a deceiver. Won't treat nobody right. Say no to the devil. Say no. Make you run off and leave your family. Say no. Make you run off and leave your family. Say no.